Buonasera. Abbiamo ricevuto in redazione delle richieste da parte di utenti del programma Dante Ignoto che denunciano una scarsa conoscenza dell'argomento e siccome noi siamo qui proprio per questo, per poter gradire appieno Dante Ignoto, iniziamo oggi una trasmissione parallela Dante propedeutico, utile appunto alla lettura migliore di Dante Ignoto. Inizieremo naturalmente dalla Divina Commedia e ne faremo appunto una lettura critica che possa però aiutare l'utente non particolarmente ferrato sull'argomento per poter poi gustare appieno Dante Ignoto. Diamo quindi inizio alla lettura di Dante propedeutico. La lettura sarà accompagnata dalla nostra orchestra, diretta dal maestro Sardelli. Prego, maestro. Maestro, iniziamo ora una discussione sul contenuto di questi primi stralci della Divina Commedia. Analizziamo a fondo. La lettera N. Non avete mai pensato che la lettera N, se capovolta, si legge comunque N? Non è forse questa un'idea di infinito, di continuità? E se la ruotiamo solo di 90 gradi, non dà forse la lettera Z? Non è forse la lettera del sonno? Questo grande sonno? E questo grande sonno non è forse un'allusione alla morte? E veniamo alla seconda parte di questo primo stralcio. E, oltre a essere una nota famosa congiunzione, avete mai pensato che se letta capovolta una E si legge come un 3 dei moderni orologi digitali? E come faceva Dante, tantissimi secoli fa, a sospettare che un giorno sarebbero esistiti questi orologi? Ve lo siete mai chiesto? Ma veniamo alla fine. L. Questa L non è forse un'allusione a un angolo? Non vi dice niente questo angolo? Pensateci bene, riflettete e alla prossima puntata di Dante propedeutico. Buonasera.